Sì, ma accorse che stava male, cioè, padre superiore, padre mio sta male, possiamo fare l'olio, dargli l'olio santo? Sì, corre, corre, corre. Andai a prendere l'olio santo e disse, ma che lo vuol fare? Sì, padre, disse, no, io non l'ho fatto mai, e stava piangendo. L'altro frate, pure anziano, disse, posso farlo io? Disse, sì, fai tu, fai tu. E ti so pratico, l'ho fatto migliaia di volte, e tante volte a Foggia. E così ho amministrato l'olio santo, l'ultimo sacramento a padre Pio. Io guardavo l'orologio, sono le 2:30. E padre Pio spirava. Senza chiasso, senza rumore, senza frastuono, senza... Con la massima calma padre Pio è morto. Padre Paolo Covino è il confratello di padre Pio di cui oggi parleremo insieme ai nostri ospiti. Padre Paolo, cresciuto all'ombra di San Pio da Pietrelcina, chirichetto quando era ragazzo, e poi ha avuto quella invidiabile fortuna, o meglio una grazia singolare, di restare ancora accanto a padre Pio, conoscerlo e poi amministrare l'olio santo, come diceva sempre lui, amministrare l'unzione degli infermi, il sacramento dell'unzione degli infermi. Bene, quest'oggi ne parleremo insieme al consueto ospite di questa, anzi che accompagna come sempre questa trasmissione, padre Giancarlo Giannasso. Benvenuto padre Giancarlo. Grazie, ben trovati. Padre Paolo Covino, il nipote di padre Paolo. Benvenuto. E abbiamo in collegamento Skype padre Nazario Vasciarelli da Isernia. Pace bene a tutti. Pace bene, ben trovato padre Nazario. Allora, comincerei subito col chiedervi in 30 secondi chi era padre Paolo Covino. Comincerei subito da padre Nazario. Beh, sinteticamente un uomo innamorato di Dio e che ha conosciuto Dio attraverso l'esperienza di padre Pio e di San Francesco. Questo l'ha trasmesso a noi da bambini. Padre Giancarlo. Devo condividere questo giudizio di padre Nazario e in più dico che per me è stato il primo frate che ho conosciuto a Cerignola e tutti i bambini correvamo appresso a lui, ci insegnava a servire la messa, ci insegnava, ma ancora di più la bellezza della conoscenza mia con padre Paolo, che quello... È stata a Cerignola da giovanissimo sacerdote e aveva amici nel terzo ordine francescano, a casa, cioè nel terziario francescano, seguiva casa mia. Mi teneva in braccio quando io avevo 4-5 anni, una cosa bellissima. Bellissima. E bellissima. Poi ha dato l'estremunzione nel 1945 a mio padre. A tuo papà. Padre Paolo. Sinteticamente così ascoltiamo subito la scheda. Anzitutto vorrei dire un buongiorno, anzi un buongiornissimo a quanti ci ascoltano, quanti ci seguono e quindi anche un saluto affettuoso, perché era da un po' di tempo che non stavo qui in questa sede. Che dire di mio zio? Sinceramente io non ne ho mai parlato, diciamo volentieri, perché fa parte della mia famiglia, però quest'oggi di cuore, con semplicità, voglio offrire la mia testimonianza su una persona, una figura, ecco, un fratello che per me è stata una figura centrale nella mia esperienza di frate cappuccino. Volevo subito cominciare con il tuo cognome, ecco, questa è in tanti che a volte ci chiediamo. Covino, Covino, ma come mai padre Paolo Covino, tu sei il nipote, padre Paolo Covino? Il cognome della famiglia è Covino. Covino. Non esiste la radice Covino, anche perché questo cognome è presente in diverse zone dell'Italia. Io e i miei fratelli ci ritroviamo Covino perché mio padre era andato in guerra e dopo alcuni mesi è nato il primo fratello e quindi penso mio nonno, che non ho conosciuto, lo ha portato sul comune per registrarlo all'anagrafe. Evidentemente ha detto Covino, Covino, fatto sta che alla fine si è ritrovato il primo fratello con il cognome Covino e si è portato dietro poi il secondo fratello e per ultimo anche me. Io ho saputo, ho scoperto che
mi chiamavo Cuvino al quinto ginnasio. Dovevamo fare gli esami e ricordo che il padre direttore, padre Gennaro Moccia, fece chiedere i certificati di nascita. Viene in classe di sera e mi dice: ma tu come ti chiami? Covino Pietro Paolo. Ma qui sta scritto Cuvino, Cuvino. Io non lo sapevo perché scriveva sempre Covino. Fatto sta che richiediamo per la seconda volta questo certificato di nascita e risulta Cuvino. Cuvino. E dicevi il motivo, primo fratello, secondo. Quindi hanno sbagliato al comune. E quindi da allora, negli atti ufficiali particolarmente, ho dovuto scrivere Cuvino. Padre Nazario, che cosa ti ha colpito di più di questo frate cappuccino? Ecco, ricordiamolo, la scheda lo metteva in evidenza. Padre Paolo ha portato, è diventato uno strumento di vocazione per tanti ragazzi, ecco, quelli che lui definiva, chiamava Scamorzella. Infatti anche ascoltando qualcun altro al telefono che non è potuto intervenire qui con noi oggi, diceva: ah, anch'io sono stato la Scamorzella di Padre Paolo. Ecco, che cosa ti ha colpito di più di Padre Paolo? La semplicità. Padre Paolo era un uomo semplice e profondo nello stesso tempo. Io ho conosciuto Padre Paolo nel lontano settembre 1973. Io avevo 8 anni e l'ho incontrato in mezzo al mercato. Io accompagnavo mia mamma a fare la spesa. Lui non so perché si trovasse nel mercato a San Severo e disse a mia mamma: signora, questo Scamorzella perché non lo mandate a fare il chierichetto? Mia mamma si girò verso di me e disse: ma tu vuoi andare in chiesa? E certo che ci voglio andare. Vuoi fare il chierichetto? Certo. E di lì la mia storia si è intrecciata con Padre Paolo fino al giorno della sua morte. Tantissimi ricordi, ricordi ma proprio grandi, grandi, grandi. Gli devo molto e gli deve molto anche la mia famiglia. E tanti ricordi che possiamo, mamma mia, è un fiume. Io oggi dovevo essere all'incontro dei sacerdoti di formazione, però sapendo che si parlava di Padre Paolo non sono voluto mancare. E devo dire subito una cosa: il primo episodio è questo della chiamata. Poi io sono cresciuto con lui fino quando nel 1979, io avevo 14 anni, il 17 di settembre 79 mi portò a Montefusco insieme a mio fratello e Don Raffaele Verrilli, che adesso è sacerdote della diocesi di San Severo, e insieme a un altro giovanotto. Quindi, e poi mi ha seguito sempre. E questi sono i primi ricordi. Posso dire tanto di Padre Paolo, perché veramente l'ho amato e rispettato come un padre. Ecco, una bella figura di frate cappuccino, un frate semplice. Ricordiamo, aveva 50 anni quando ha amministrato l'unzione degli infermi a Padre Pio. E tra questi ragazzi che ha portato in convento, ecco, non solo cappuccini, anche conventuali, ricordiamo anche frati minori, c'è anche un vescovo, il vescovo emerito di Terni, Monsignor Giuseppe Piemontese, c'è anche l'attuale ministro provinciale della provincia di religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, padre Maurizio Placentino, che vogliamo ascoltare perché ci ha rilasciato un breve intervento. Ascoltiamo. Il mio ricordo di Padre Paolo è legato agli anni in cui frequentavo la scuola elementare. Padre Paolo aveva questa bella usanza, che ha sempre conservato da quello che so dove è andato, di girare per le scuole, di andare a incontrare i ragazzi così in maniera molto semplice, per raccontare episodi della vita di San Francesco o ancora di più della vita di San Pio. Ecco, episodi semplici che lui chiamava fatterelli. Vi racconto un fatterello, diceva. Con questo suo modo di fare, ecco, si presentava nell'aula, bussava alla porta, facciava lo sguardo all'interno e con l'approvazione poi della maestra entrava in classe e così si tratteneva con noi ragazzi per un po' di tempo. Ecco, questo suo modo di fare, questa semplicità, questo modo di essere in mezzo a noi ha attirato diversi ragazzi a frequentare poi il convento di San Giovanni, a svolgere anche il servizio di
di chierichetti, di ministranti, e così pian piano si è creata un'amicizia, un rapporto. Poi ho scoperto anche di avere una certa parentela con Padre Paolo, mia madre porta lo stesso cognome di Padre Paolo. Ecco, tutto questo ha costituito quel terreno su cui poi è nata anche la mia vocazione. Ecco, quindi il ricordo di Padre Paolo è veramente un ricordo bello, importante, di un frate legato all'abito francescano, al suo essere frate minore cappuccino, che ha portato avanti, ripeto, con semplicità, anche con un certo orgoglio di appartenere a San Francesco e di poter essere stato anche vicino a San Pio. Quindi ricordo veramente di un frate semplice, disponibile, che aveva trovato nella sua, anche nonostante la sua età, il modo per essere vicino alla gente, per essere vicino ai più piccoli. Tante vocazioni, come sicuramente vi sarà stato raccontato, sono nate da questo suo, da questa sua attività, da questo suo modo di essere frate minore cappuccino. Tante vocazioni. Allora noi ci fermiamo un attimo, poi torniamo insieme e ascolteremo altre testimonianze. Restate con noi. Ricordare Padre Paolo è un po' come farti fare un cammino all'indietro nella tua vita, no? E ti riporta, almeno per quanto mi riguarda, alla tua infanzia, un'infanzia vissuta soprattutto a San Severo, nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie, che ancora oggi è tenuta dai frati minori cappuccini. Di Padre Paolo si possono dire tante cose. Era il frate dei bambini che lui chiamava Scamurzel. Era il frate che andava nelle scuole per parlare loro di Gesù, per parlare loro di San Francesco, per parlare loro di Padre Pio. Era il frate che curava in parrocchia il servizio liturgico con i bambini. Ma più che dire quello che ha fatto, che è noto ormai in ogni parte, io vorrei dire quello che lui ha creato almeno e ha fatto nella mia vita. E stando con lui tanti anni, e insieme a me c'era anche Fran Nazario Vasciarelli, c'era Padre Ciro Capotosto, c'era Don Raffaele Verrilli, eravamo un gruppo di ragazzi, io un po' il più ribelle di tutti. Bene, lui ha scavato per quanto riguarda nel mio cuore, facendomi acquistare stima in me stesso e stima negli altri. Ci ha inculcato dentro il senso di un'appartenenza alla comunità, alla parrocchia. Ci ha inculcato dentro il senso della bellezza della vocazione alla santità in genere, ma alla vocazione alla vita religiosa, alla vocazione alla vita presbiterale, alla vita diaconale nel mio caso, alla vocazione a saper, come dire, scoprire nella tua vita il progetto che Dio ha voluto per te e la gioia di sapersi affidare a questo Dio e di saper far tuo questo progetto. Ed è compito soprattutto di un sacerdote questo. Giovanni Paolo II, ricordando la sua vocazione sacerdotale, dice che ogni vocazione sacerdotale o alla vita consacrata o alla vita diaconale passa sempre da un sacerdote e passa sempre da un consacrato. E quindi Padre Paolo è stato questo strumento per me e per molti altri. Fra Paolo da San Giovanni Rotondo, il frate che è passato alla storia come confratello di Padre Pio, come quel frate che ha amministrato l'unzione degli infermi al Santo Cappuccino, ma in realtà stiamo conoscendo anche altri aspetti della sua vita. Innanzitutto è stato un ottimo strumento di vocazioni, ben 15 che sono state portate al Signore, consacrati. E poi c'è una bellissima storia da raccontare che comincia con Padre Paolo sin da piccolo e ce lo racconta proprio la scheda. È il giorno di Natale, il primo Natale dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando in casa Covino, a San Giovanni Rotondo, nasce Pietro, figlio di Michele e di Maria Assunta Magno, che all'anagrafe del comune viene registrato dopo 7 giorni, il 1 gennaio 1919.
dichiarando che la sua nascita è avvenuta il giorno di Capodanno. Due giorni dopo viene battezzato nella chiesa madre del paese. Il 2 febbraio 1919 mamma Assunta porta il piccolo Pietro al convento dei Cappuccini per farlo benedire da Padre Pio, che da 4 mesi porta impressi nel suo corpo i segni della passione e della crocifissione di Gesù. Era il 2 febbraio. Mia madre venne qui portandomi in braccia per chiedere la benedizione a Padre Pio. Sì, sì, disse Padre Pio, senz'altro, senz'altro. Mi mise la mano in testa. Signore, disse mio Padre Pio, signore, tanti auguri, auguri, auguri. Disse mia madre, perché tanti auguri? Questo tuo bambino diventerà sacerdote. 24 anni prima mia madre aveva sentito la profezia fatta da Padre Pio sul conto nostro. Mia madre non mi ha detto mai niente. Lo dissi il giorno dell'ordinazione sacerdotale a Campobasso. Pietro cresce nella fede grazie a zia Felicia, sorella di mamma Assunta, che vive in famiglia. Voleva farsi suora, ma la convinsero a cambiare idea perché la sua presenza in quella casa è indispensabile. Nei campi c'è tanto da fare. Ci sono 9 bambini piccoli da sfamare, anche se 5 di loro muoiono in tenera età. Quando Pietro vuol fare il chirichetto, è lei, zia Felicia, ad insegnargli a servire la messa. Così, fin dall'età dei 6 anni, Pietro va al convento dei Cappuccini, accompagnato dal fratello Francesco, per stare accanto all'altare quando celebra la messa Padre Pio. E quando Francesco non può, avendo imparato la strada, ci va da solo. Vedere il Santo Frate celebrare la Santa Messa, ascoltare i racconti di mamma Assunta presi dalla maestra Vittorina Ventrella, figlia spirituale di Padre Pio, passare tanti pomeriggi nella vicina casa della parente Maria Pompilio, anche lei figlia spirituale del cappuccino di Pietrelcina, fa scattare nel bambino un'ammirazione profonda che presto si trasforma in un desiderio di emulazione. Così Pietro decide di entrare nel seminario serafico dei frati minori cappuccini, nella sua San Giovanni Rotondo, ignaro della profezia fatta dal Santo Frate poche settimane dopo la sua nascita. Il 17 settembre 1935, nel convento di Morcone, Pietro indossa il saio francescano e cambia il suo nome in Fra Paolo da San Giovanni Rotondo. Professa i voti temporanei il 29 settembre 1936, confermandoli il 14 gennaio 1940. Dopo gli studi teologici compiuti nel convento di Campobasso, il 21 marzo 1942 Fra Paolo viene ordinato sacerdote nella chiesa del Sacro Cuore, da Monsignor Secondo Bologna, vescovo della città. Proprio quel giorno, il 21 marzo 1942, dopo la messa di ordinazione, mamma Assunta confida al figlio la profezia di Padre Pio. Quando dopo l'ordinazione disse a me, caro figliuolo, oggi posso morire contenta perché si sono avverate le parole di Padre Pio. E che ha detto Padre Pio? Che tu saresti diventato sacerdote. Disse io a mia madre, proprio oggi vorresti morire. Figlio, sono contentissima perché si sono avverate le parole di Padre Pio. Padre Paolo svolge il suo ministero in vari conventi, per 5 anni a Cerignola, per 17 anni nel convento di Sant'Anna a Foggia, per 3 nel convento di Santa Maria del Monte a Campobasso e poi, inspiegabilmente, a giugno del 1968 viene destinato a San Giovanni Rotondo come sacrista. Spesso serve la Santa Messa a Padre Pio, compresa l'ultima quando l'anziano cappuccino di Pietrelcina sta per svenire a causa di un collasso. Finita la messa è finita, andate in pace. Padre Pio non si poteva alzare, si è alzato e stava per cadere. Io me l'afferrai subito. Io e Fra Giuseppe Pio Martin afferrammo Padre Pio che stava per cadere. La carrozzella. E così arrivò la carrozzella. Lo mettemmo a sedere e lo portammo in sacrestia. Padre Paolo si trova dunque nel convento di San Giovanni Rotondo in quella notte,
in cui Padre Pio termina il suo cammino terreno. È proprio lui ad amministrare al Santo Frate Cappuccino l'unzione degli infermi. Corse pure io sulla stanza di Padre Pio e vedevo che il dottor Sale diceva: Padre Pio, lo perdiamo stanotte, Padre Pio, lo perdiamo stanotte. Disse: Padre Superiore, posso andare a prendere l'olio santo? Sì, sbrigati, corri, corri. Preso l'olio santo, lo portai sopra e domandai: chi voleva fare di voi l'olio santo? Nessuno voleva fare l'olio santo a Padre Pio. Allora io dissi: posso farlo io, Padre Superiore, che sono pratico, l'ho fatto tante di quelle volte a Foggia, assistevo quattro parrocchie di notte. Sbrigati, sbrigati. E così cominciai a ungere Padre Pio. Prima gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, i sensi, i cinque sensi. Poi dopo, finito queste preghiere, questa operazione, quando Padre Pio fece così, espirò. È morto Padre Pio. L'anno seguente Padre Paolo è trasferito nel convento di Larino con l'incarico di cappellano dell'ospedale. Nel 1973 è a San Severo per tornare a San Giovanni Rotondo nel 1985 come cappellano dell'infermeria provinciale, da dove non si è più spostato. Un lungo ministero, principalmente dedicato ai bambini e ai ragazzi, che chiama con l'appellativo di Scamurzella, Cordigeri, Scout, e negli ultimi anni un ministero dedicato agli alunni delle scuole elementari della sua città, conquistando con la sua parola semplice e con la sua coerenza di vita tanti di loro, e in qualche caso Padre Paolo diventa strumento della chiamata divina. Ben 15 sono le vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale sbocciate grazie a lui, tra cui il nipote, Fra Paolo Maria Cuvino, un vescovo, Sua Eccellenza Padre Giuseppe Piemontese, ed altri, tra preti, frati, conventuali, minori e cappuccini. Padre Paolo raccoglie i suoi ricordi con Padre Pio nel libro Ricordi e Testimonianze. È un frate autentico a cui non si può che voler bene. Ecco perché sono stati in tanti a fare corona per il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale e poi anche per ringraziare il Signore in occasione dei 60 anni di ministero, così come per un evento che ha richiamato nella chiesa inferiore di San Pio una folla di parenti, amici, estimatori, una ricorrenza più unica che rara, 70 anni di sacerdozio. Nello stesso anno, il 17 dicembre 2012, Fra Paolo da San Giovanni Rotondo, all'età di 94 anni, raggiunge in paradiso il suo illustre confratello cappuccino, Padre Pio. Un messaggio a chi ci guarda. Che io guardo, auguri santi, e raccomandarci continuamente a Padre Pio affinché ci aiuti, ci benedica e ci protegga. Auguri a tutti, figlioli. E con questi auguri a tutti voi da parte di Padre Paolo, anche a tutti i telespettatori, a chi ci sta guardando, questa era la domanda, abbiamo terminato così questa scheda. Sappiamo che Padre Nazario, che è in collegamento, ecco qua, Padre Nazario, sappiamo che tu devi andare via. Allora volevo ascoltare da te un pensiero, ecco, anche su questo frate cappuccino. È emerso che comunque questo frate cappuccino è un frate autentico, è un frate a cui piaceva stare con i più piccoli, anche se era un frate anziano. Ecco, bisogna sottolineare questo, era un frate anziano e comunque i ragazzini si innamoravano di questa figura, si innamoravano di San Francesco, no? Sì, sì, potrebbe però sembrare anche uno stereotipo, no? Padre Paolo e i bambini, ma Padre Paolo aveva tanti contatti anche con uomini, donne, terziari, terziare, persone di chiesa, meno di chiesa, uomini e donne della scuola. Lui a San Severo, io lo ricordo, che era insegnante e poi era continuamente impegnato nel ministero della riconciliazione.
Io ho avuto sempre l'immagine di un ottimo frate, ma anche di un ottimo sacerdote, di un'ottima guida spirituale. Era molto impegnato anche nel ministero della riconciliazione. E poi, quando parlava, parlava sempre con veramente con sapienza, con tanta, tanta esperienza. Io ho vissuto con lui dal 73 al 79. Poi l'ho incontrato ogni qualvolta tornavo a casa da giovane studente, da studente di teologia. Io ho vissuto anche con lui nell'esperienza di San Giovanni Rotondo. Non mancava mai Padre Pio. E poi a San Giovanni Rotondo è stato un ottimo faro, un'ottima guida per tanti uomini e donne dello spettacolo. Tante volte, tanti uomini e donne, molte volte lontani. E Padre Paolo aveva le chiavi giuste per arrivare al loro cuore. Io sono molto contento, veramente, ripeto, di aver conosciuto Padre Paolo. Se c'è un rammarico, e forse questo lo dico la prima volta, tante volte anche qualcuno dei parenti mi diceva: ma perché non pensiamo a Padre Paolo per iniziare un processo di beatificazione e canonizzazione? Ho detto: non lo so, questo non lo so. Dice: tu che hai tanto conosciuto Padre Paolo. Non lo so, non so se è volontà di Dio. Certamente per me è stato un grande uomo di Dio, oltre che un grande uomo di Dio. Io ho conosciuto tanti episodi anche nella mia esperienza da bambino, da giovane, anche di uomo adulto. Padre Paolo, io l'ho seguito passo dopo passo e lui ha seguito i miei passi passo dopo passo. Io ricordo anche l'ultima telefonata che ho avuto con lui, ricca di una profezia, qualcosa di bello. Grazie a Dio ho conosciuto un grande uomo, di questo veramente sono orgoglioso e posso dire di essere figlio di Padre Paolo Covino. Grazie, grazie Padre Nazario, ti salutiamo, sappiamo che devi fare un incontro con il tuo vescovo, quindi ti lasciamo al tuo servizio di parroco. Grazie, grazie Padre Nazario. Intanto saluto noi... Padre Paolo e Padre Giancarlo, ciao Francesco, ciao, saluto ciao, a tutti i telespettatori. Continuiamo, grazie Padre Nazario, continuiamo, facciamo però una breve pausa, poi torneremo insieme e parleremo ancora di Padre Paolo Covino. Oggi vi stiamo raccontando la storia, la vita, anche attraverso le testimonianze di Fra Paolo Covino da San Giovanni Rotondo, qui il nipote Padre Paolo Covino che è stato, come abbiamo già anticipato, lui è stato il tuo strumento della vocazione. Tra l'altro tu dovevi entrare in un altro convento, cioè non dovevi diventare frate cappuccino. All'origine della mia vocazione, del mio essere cappuccino, c'è mio zio. Anzitutto, nel momento della nascita, io dovevo chiamarmi Mario, come mia nonna. Viene lui in famiglia e dice a mia madre e mio padre: desidero fortemente che lui si chiami come me. E mi ritrovo ad essere chiamato Pietro Paolo. L'altro momento importante... Tra l'altro i suoi due nomi, Pietro e Paolo, di battesimo. Poi di religione ho preso Paolo Maria. Dicevo, l'origine della vocazione era il mese di settembre. Mio zio non veniva da alcuni anni a San Giovanni Rotondo, da qualche anno. Bene, viene il giorno della festa della Madonna delle Grazie e mangia con noi. Mia madre già aveva preparato, diciamo, il vestiario, perché dovevo andare tra i terziari dell'Addolorata, nel seminario, dalle parti di Lecce. Viene mio zio, mentre stiamo mangiando, dice: bene, che fa? Mi chiamavo Pierino, col nome, il primo nome, che fa? Mia madre dice: beh, fra una settimana deve partire per un seminario. Dice mio zio: come? Deve andare verso Lecce. Qui abbiamo Padre Pio, abbiamo. Io sono frate cappuccino. Fatto sta che nel giro di pochi minuti dimentichiamo
come si dice, questo viaggio verso i terziari della Dolorata e nel giro di una quindicina di giorni parto per Vico del Gargano per essere seminarista nell'ambito della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Quindi oltre a mio zio, naturalmente è presente nella vocazione la figura di San Pio da Pietrelcina, una figura sempre presente nell'ambito della mia casa, dei miei nonni e anche dei miei genitori. Padre Pio è una figura fortemente presente nel cuore dei nonni, ma anche di mia madre, di mio padre, che lo hanno conosciuto direttamente Padre Pio. Quante volte mia madre, mia nonna si portavano da Padre Pio, specialmente negli anni della guerra, mi raccontava mia madre che spesso, non conoscendo notizie di mio padre, andava da Padre Pio e Padre Pio ogni volta la rincuorava, la incoraggiava: stai tranquillo, Francesco, sarebbe mio padre, tornerà. È una cosa che mi commuovo, che dico la prima volta. Qualche volta gli è stato domandato da mia madre, ma anche io gliel'ho chiesto: il Signore ti ha fatto una grazia? E dicevo così: io sono tornato perché dovevi nascere anche tu e dovevi diventare sacerdote. Che bello, che bello. Tra i tanti sacerdoti e tra i tanti frati che Padre Paolo è stato il loro strumento, ce n'è un frate minore che aveva cominciato il percorso tra i cappuccini, ma che poi è entrato tra i frati minori, ed è fra Leonardo Civitavecchia. Un altro parroco che ha voluto ricordare, parroco a Bitonto, ha voluto ricordare anche lui Padre Paolo Covino. Ascoltiamo. Bene, Francesco, ti ringrazio per questa opportunità che mi dai di parlare di Padre Paolo Covino. Certamente Padre Paolo mi ha fatto innamorare di Cristo, mi ha fatto innamorare di San Francesco, in modo tutto particolare di Padre Pio. Lui raccontava davvero con semplicità il suo rapporto con Padre Pio. Quando io gli chiedevo fino all'ultimo, ma Padre Pio era burbero, cacciava le persone, lui davvero come un bambino disarmante diceva: Padre Pio era di una dolcezza unica. E questo è stato il racconto continuo, oltre alla santità di Padre Pio. Ma una cosa vorrei ricordare di Padre Paolo: è colui che mi ha accompagnato, c'era anche la mamma, c'era anche il mio papà, mi ha accompagnato a Pietrelcina. Quando iniziai le scuole medie, intrapresi anche il cammino del seminario e ricordo che mamma, tra l'altro sono poco più di 8 mesi che mamma non c'è più, anche mamma e papà aveva una devozione particolare per Padre Paolo. Mi ricordo che mamma in modo particolare diceva: ma aspetta, diventa più grande. E Padre Paolo, quando ci accompagnò, mi accompagnò a Pietrelcina, disse: hai visto, non c'è bisogno che diventa più grande, perché lui è convinto di questa strada e lascialo libero di intraprendere questo cammino. Se vuole Dio continuerà, o altrimenti tornerà a casa. E lo devo, grazie a Padre Paolo, grazie a lui perché mi ha accompagnato, dicevo, sin dall'inizio, e sono certo in tanti momenti, anche dal cielo, come la mia mamma in questi ultimi mesi, da cielo proteggono il mio cammino e io posso essere soltanto grato a questo grande uomo di Dio che mi ha accompagnato e davvero mi ha indicato la strada. Grazie Padre Paolo per tutto quello che hai fatto per me, per tanti di noi, per tanti marmocchi, per tanti scamorzelli che giravamo attorno a te e che davvero in quel premio eterno dell'eternità continua ad assistere tutti noi. Grazie Francesco, grazie a tutti voi, pace e bene. Grazie Padre Leonardo. Allora, il tempo è volato, come sempre, abbiamo un minuto, Padre Giancarlo, per chiudere questa trasmissione. Cosa vuoi aggiungere? Sempre a proposito di vocazione, la mia vocazione è nata per l'ammirazione di Padre Paolo, che ci voleva tanto bene.
ci portava su un carretto a fare il pellegrinaggio, bambini come eravamo, all'Ingoronata, ci portava a Margherita di Savoia a passare una giornata al mare. Era tutta una simpatia e quindi nel cuore è nato in me questa vocazione. Perché? Perché nonostante che ero piccolo piccolo, il ragionamento me lo facevo e dicevo a me stesso: siamo stati creati per conoscere, amare e servire Dio e poi goderli in paradiso. Ma i cappuccini vanno tutti in paradiso, dunque mi faccio cappuccino. Ma di che ragionamento? Un sillogismo, padre Paolo, a 9 anni, certo, a 8 anni. Certo. E questa è l'ammirazione che l'ammirazione ti fa, il buon esempio, che ti fa il sorriso del frate, che ti fa questo uomo in mezzo popolo, ai bambini. Questo vero frate del popolo. Quindi una delizia. Padre Paolo, per concludere questa nostra trasmissione. Per me mio zio era un frate semplice, povero, di una ricchezza interiore straordinaria, innamorato di Dio, di San Francesco, grande devoto di San Pio da Pietrelcina. Io credo che abbia avuto dei carismi, dei doni. A me piace ricordarlo per il suo profilo sorridente, i suoi occhi, il suo volto, il suo portamento. E potrei dire che aveva veramente un profilo sorridente, trasparente, era una persona pulita, un frate del popolo, sempre vicino ai piccoli ma ai grandi e in tanti ambiti del vivere. Ecco, padre Nazario ha ricordato anche il rapporto con gli artisti. Andiamo. Con gli artisti, quindi devo chiudere, mi dispiace chiudere, io lo ringrazio di cuore per quello che ha fatto per me, per la provincia religiosa, come frate, sacerdote, e anche ringrazio i confratelli che ne hanno parlato così bene. E ne abbiamo hanno dei anche ricordi, altri che purtroppo delle non testimonianze meravigliose. Grazie di cuore. Bene, grazie padre Paolo, grazie padre Giancarlo, grazie a padre Nazario, grazie anche a don Francesco Armenti che aveva lasciato una testimonianza, padre Leonardo Civitavecchia. Ecco, raccontare padre Paolo Covino è questa anima semplice, come l'ha chiamata nella presentazione di Ricordi e Testimonianze padre Gerardo Di Flumeri quando andò a pubblicare la prima edizione di Ricordi e Testimonianze. Ecco, per conoscere meglio padre Paolo potete anche leggere il libro Ricordi e Testimonianze delle edizioni Padre Pio da Pietrelcina. A tutti voi ancora una buona giornata.